Ciao a tutti, questo è il mio primo video, lo sto registrando con un semplice cellulare, quindi scusatemi se insomma, alcune immagini verranno un po' strane, ho trovato non ho qualcosa che me lo fermi del tutto, quindi speriamo che regga. E inoltre non so neanche se riuscirò a tagliare il video, trasformarlo, mettere musichette, paroline particolari, quindi tutti gli errori che ci saranno ve li prendete così come vengono, qualsiasi cosa io ve lo scriverò che dimentico di dire o qualche informazione ve la scriverò nel box informazioni sotto il video o comunque anche nella mia pagina Facebook Bio Bellezza. Oggi allora sono qui per farvi un burro cacao. È uno degli spignatti con i quali normalmente si incomincia, a parte scrub e maschere viso. È uno di quelli che sembra l'apparenza più facile. Sicuramente lo è in quanto richiede pochi ingredienti e non ha il problema dell'utilizzo del conservante o di aggiustare ad esempio il pH. Non è il problema del conservante perché non contiene acqua, ma soltanto burri e oli, e quindi si conserva anche da solo a lungo, anche per 3-4 mesi, che possono variare a seconda delle condizioni termiche, degli sbalzi di temperatura. Se notate che comunque il burro cacao fatto degli grumi, delle bollicine o ha cambiato colore, è sempre meglio buttarlo e farne un altro. Allora, ho detto che ha l'apparenza facile in quanto è importante comunque scegliere gli ingredienti giusti, che non sempre sono sostituibili, soprattutto se volete un burro cacao che funzioni, che ad esempio io ho le labbra molto molto screporate, utilizzo il burro cacao anche d'estate perché per motivi diversi le labbra mi si screporano anche d'estate e quindi ho bisogno di un burro cacao che resti sulle labbra e lo idrati e che insomma, non lucidi eccessivamente perché poi dopo, semmai se ho voglia, uso un burro cacao, un lucidalabbra o altro. Gli ingredienti che utilizzo base sono la cera d'api. Io ho questo della saponaria e forse state vedendo già diversi ingredienti della saponaria qui presenti perché ultimamente ho fatto lì un ordine avendo la saponaria anche diverse materie prime, io le ho comprate là. La cera d'api forse è l'ingrediente ecco, più difficile da ritrovare, da reperire rispetto agli altri, in quanto normalmente si trova solo online. Se qualcuno conosce un apicoltore o ad esempio capita in particolari mercati, forse può trovarlo. Io l'ho preso lì, questa è una cera d'api gialla, ci sono anche quelle bianche e vergine da 100 grammi. Ecco, i prezzi li potete vedere sul sito se siete interessati, poi ve li inserisco nel box informazioni che in questo momento non lo ricordo. Quindi utilizzo la cera d'api come burro, io utilizzo il burro di cacao. Questo è chiaro, è sempre della saponaria, lo trovate anche ad esempio su Aromazon o è facile da reperire anche in pasticcerie o in negozi ecobio. Tra l'altro ieri sono stata negozio ecobio e ho visto il burro cacao fatto anche a pezzetti più piccoli, questo è più grande, è un pezzo solido ed è anche scomodo da dosare. Infatti io per il video ce l'ho già qua la dose giusta in un cucchiaino perché ci ho messo un po' a trovarla. Quindi il burro cacao. Penso che immagino avete visto diverse ricette dove viene inserito anche il burro di karité. Io nella mia ricetta ho deciso di non inserirlo perché in realtà il burro di karité si fonde a temperature diverse e crea facilmente dei grumi. Io invece voglio un burro cacao che funzioni, non mi crei problemi, è facile anche nella preparazione, quindi non l'ho inserito. Passiamo agli oli. L'uso dell'olio è importante e in realtà da varie parti sul web così si vedono che si possono usare diversi tipi di oli. Questo non è vero perché intanto l'olio adesso è usato un olio che non irrigidisce in fretta e che sia corposo, quindi che rimanga anche
sulle labbra a lungo. Non, io non voglio un burro cacao che dopo un'ora, dopo 5 minuti, insomma, sia già andato via, perché non sempre mi ricordo di rimetterlo. Preferisco quindi usare oli leggeri come olio di jojoba e olio di liso. Secondo me non è adeguato per un buon burro cacao. Uno degli oli più, ecco, corposi che io conosco è questo, l'olio di ricino, che io fantastico anche sulle ciglia, avevo fatto un post anche su come usarlo sulle ciglia e sopracciglia. Questo è facilmente reperibile anche in erboristeria, infatti questo è della Farmaderbe, l'ho preso in un'erboristeria. Un ingrediente che io aggiungo normalmente, che comunque se non l'avete potete anche non metterlo, è la vitamina E. Ancora meglio se avete il tocopherol acetate, perché fa anche più da conservante. Quindi la vitamina E è utile sia perché idrata, sia perché permette al burro cacao di tirare più. Infine, perché a me piacciono molto gli odori, in particolare anche quelli agrumati e i profumi, io ho aggiunto un olio essenziale. Gli oli essenziali non sono necessari, quindi se lo avete non potete anche non metterlo. Io questo è della Saponaria, lo trovate anche in realtà nei negozi EcoBio, in alcune erboristerie. Io ho scelto quello di arancio dolce. Ho scelto questo perché anche gli oli essenziali è importante sceglierli, non solo in base all'odore, quello è un giudizio personale, ma non devono essere amari e molti sono amari, quindi questo invece è dolce. Se non siete sicuri, avete voglia di utilizzare un po' più dolce o comunque che sia dolce, assaggiate con una piccola punta proprio della lingua per vederne il sapore e capirne il sapore, anche perché il burro cacao finisce sulle labbra e spesso viene anche mangiato, quindi ecco. Questi sono gli ingredienti base, poi c'è chi lo colora il burro cacao. Io oggi faccio un burro cacao proprio semplice che funga solo da protezione. Il materiale usato, io ho una bilancina, questa l'ho comprata da eBay sui 5 euro, si trovano penso anche ai mercatini, da cinesi, da tante parti. Un bicchiere di vetro, eccolo qui, dove faremo sciogliere a bagnomaria gli oli. I burri, voglio dire, la cera, gli oli e la vitamina E, un cucchiaino perché va mescolato molto bene in modo che tutto si sciolga, si amalgami. I contenitori, ho questo, non è uno riciclato, è proprio uno preso dalla saponaria, perché in questo momento non ho un burro cacao ultimato, quindi da poter riciclare, e ho anche questa jar che è un quello che rimane di un campioncino vecchio della Fitocosa. Quando li usate, lavateli bene e mi raccomando, prima di metterci il burro cacao dentro, assicuratevi che siano ben asciutti perché l'acqua rovina il burro cacao. Infine, l'ultimo strumento è questo cotton fioc. Con questo cotton fioc imbevuto nell'olio di ricino, io passo le pareti delle due confezioni. Ho dei contenitori, insomma, dove mettere il burro cacao. Questo fa sì che nel momento in cui intanto il burro cacao, man mano che si solidifichi, non si attacchi alle pareti, quindi non faccia anche strane forme o grumi, e nel far uscire e rientrare il burro cacao da questo, insomma, non ci siano difficoltà. Ora, allora, passiamo alla quantità dell'ingrediente. Allora, le quantità che io vi do sono quelle per uno stick, ma po poco più di uno stick. Nel momento in cui volete aumentare per fare più quantità maggiori, raddoppiate e triplicate le dosi. Allora, le dosi sono 2 grammi di burro di cacao, 2 grammi di cera d'api, 1 grammo di olio di ricino, 1 grammo di vitamina E, 2 gocce di olio essenziale. Se non usate la vitamina E, allora mettete 2 grammi di olio di ricino. Questi ingredienti poi ve li segnalerò nel box informazioni. Allora, accendiamo la bilancina. Un attimo che ecco qui, dosiamo, questo dovrebbero essere già 2 grammi. Un poco di più, 2-3 di burro di cacao. Adesso prendo la cera d'api e aggiungo anche qua 2 grammi.
un po' di più, togliamo la quantità in eccesso, perfetto. Adesso questo lo metto a bagnomaria. Ok, allora mentre ho spostato il bicchiere a bagnomaria per far sciogliere il burro e la cera, non riesco a spostare il cellulare verso i fornelli perché adesso ho trovato la posizione ottimale, quindi ho paura a spostarlo perché avevo già provato a fare il video 2 o 3 volte. Intanto faccio questa operazione velocemente perché poi il composto a bagnomaria va mescolato bene. Allora, bagno il cotton fioc nell'olio di ricino e ci passo le jar, così ho già pronta questa operazione. È passate esattamente come fate quando dovete fare una torta, che cospargete la teglia con il burro o l'olio, insomma, dipende da. Questo è pronto, non so se mi servirà anche la jar perché dipende, le quantità non sono mai precisissime, quindi io li ho pronti tutti e due e poi ci passo anche intorno. Scusate se ogni tanto vado fuori campo nelle riprese. Ecco qui. Adesso vado a girare il mio composto, ci vediamo tra poco. Eccomi, allora, mentre praticamente i burri sono sciolti, io doso il mio olio di ricino. La tara metto 1 grammo. In realtà 1 grammo è molto poco. Ecco, vado ad aggiungere 1 grammo al mio composto. Aggiungo anche 1 grammo di vitamina E e poi continuo a mescolare fino a che quando tutto il composto non sia ben amalgamato. Ecco qui, questo è il composto sciolto, solo adesso che ho finito di scioglierlo posso aggiungere l'olio essenziale, perché se ho messo mentre il composto è a bagnomaria l'olio evapora. Allora, io aggiungo 2 gocce. Escono 1 e 2 e 3. Ok, abbiamo messo stroppo. Con gli essenziali bisogna stare sempre attenti. Continuo a mescolare. Aspetta un attimo che possa toccare il bicchiere altrimenti fondo e lo metto nella sua confezione. Non uso siringhe, insomma, imbuti. Speriamo di non fare pasticci. Ecco, non so dove. Ecco perfetto. Praticamente è la dose giusta proprio per uno stick. Mi avanzo un po', vediamo se riesco. Brucia un po' il bicchiere. Ecco, sta già iniziando a solidificarsi. Ok. Insomma, non fate questa cosa che ho fatto io, perché adesso diventerà un pasticcio, perché adesso il burro cacao non va toccato. Dovete lasciarlo così. Io lo lascio per 1 giorno, 1 giorno e mezzo, essere proprio sicuri che
che si sia raffreddato e pulisco i bordi. Questo è tutto. Se voi avete dei suggerimenti, critiche, consigli particolari, fatemi sapere con un messaggio. Se avete invece già provato il rosso burro cacao con ingredienti diversi e vi siete trovati bene proprio con quelli, fatemi sapere. Spero che questo video vi piaccia e ciao!